Il corpo di Marco Borrelli è stato ritrovato poco dopo le 15 dai carabinieri e dagli uomini della Protezione Civile nei pressi del Parco delle Ginestre, a poche decine di metri dal lungomare di Agropoli. Del giovane ventenne si erano perse le tracce nella serata di giovedì. Immediate, dopo la denuncia fatta dai parenti, le ricerche messe in atto dagli uomini della compagnia dei carabinieri di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna. Nessuno, comunque, poteva immaginare un epilogo così tragico. Già da un primo esame esterno del corpo del ragazzo, fatto dal medico legale Adamo Maiese, si era subito appurato che si trattava di un omicidio. Trovato in una pozza di sangue, Marco era morto dissanguato per una coltellata all'altezza della gola. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, a quel punto si sono subito indirizzate sul movente passionale, anche perché gli amici della vittima avevano detto che più volte Marco aveva litigato con l'ex marito della sua ragazza, un 25enne di padre maghrebino nato ad Agropoli, con alcuni precedenti, Mbaret Nezar. Di qui il fermo e l'interrogatorio per il giovane extracomunitario che era stato sposato con l'attuale fidanzata del ventenne, una ragazza di Castellabate con cui aveva avuto due figli. Fermo poi convalidato con la confessione dell'omicidio da parte di Mbaret, che è stato poi arrestato e condotto al carcere di Vallo della Lucania. Risolto quindi in poche ore il caso dai carabinieri della compagnia di Agropoli al comando di Francesco Manna. Marco aveva intrecciato una relazione sentimentale da qualche tempo con l'ex fidanzata dello straniero, che non aveva mai accettato la fine del suo rapporto. Sembra che siano stati più di uno i confronti, anche aspri, tra i due contendenti, finiti probabilmente con l'omicidio del giovane ventenne di Agropoli. Intanto, gli amici di Marco hanno già creato un profilo pubblico, Marco Borrelli vive in noi. Decine di fotografie che ricordano il giovane ragazzo amatissimo ad Agropoli, stimato da tutti.